Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo episodio dello Spirito dell'Esperto 2 sarà l'ultimo del primo CD. Oggi completeremo questo evento. Ho fatto un terzo blocco di salvataggio perché così siamo praticamente alla classica trinità dell'appassionato che si mette spesso e volentieri a giocare proprio in questo modo, e siamo pronti. Avere tre punti di salvataggio può essere comodo per una serie di ragioni, ma ora come ora ci troviamo dinanzi a questo temibile ciclone di sabbia, perché abbiamo fatto sì di apprendere tutte le abilità possibili per tutti i personaggi, Tra l'altro, avendo livellato tremendamente precedentemente, non avendo ancora utilizzato quei punti di cristallo magici, ecco, facciamolo. Allora, senza metterci a smanettare tra i vari accessori eccetera, sappiate che ho fatto un check-up con tutti gli equipaggiamenti, cosa che vi invito a fare. Il modo migliore per farlo è disequipaggiare perlomeno gli accessori, perché molto spesso sono unici, e fare un check-up completo di tutti i personaggi. Avrete modo di scoprire che magari, per esempio, la pietra lunare e quel besticida Freya non l'aveva ancora imparato. E questo è quello che ho fatto. Ora, abilità. Attiva. Il mio piano era di tenermi un punto per permettermi di prendere l'abilità insonnia, ma abbiamo avuto molto di più. Quindi, insonnia, vigilanza. E, a dire il vero, a questo punto, sia Siero che Antimedusa sono attraenti. Si potrebbe pensare di attivare Gentleman, specialmente per difendere magari Freya, ma non ne vale davvero la pena. Siamo veramente potentissimi giunti a questa parte della nostra strategia. Poi, Vivi, tu hai qualcosa da attivare? Autopozione. Usa automaticamente pozione quando si subiscono danni. Questo è molto interessante perché effettivamente ti permette di non utilizzare un turno per utilizzare questa pozione. Però effettivamente utilizza buona parte invece dell'inventario senza che tu ne abbia controllo. Potrebbe non essere eccezionale, ma per un mago, specialmente ora che stiamo giocando con queste abilità e non stiamo creando una build definitiva o qualcosa di molto delicato o importante, possiamo divertirci a tenerla attivata anche solo per farvi vedere a voi tutti come funziona durante il combattimento. Omicida, besticida, appunto, come ho detto poco fa, e altruismo. Subisce l'attacco al posto degli alleati. Questo è molto interessante proprio perché, se ci avete fatto caso, la nostra cara Dragoon è fondamentalmente un toro con gli HP. Però, effettivamente, Siero è più interessante di quello che potrebbe essere forse una combo che danneggia più i nemici. Insetticida ed esorcista, li togliamo. E ci mettiamo Siero, anzi no, possiamo tranquillamente, ho visto che il punteggio è più alto, insetticida, perfetto. Allora, Quina, manchi solo tu. Eh sì, MP più 10%, sinergia, anche lei permetterà attraverso le ci permetterà attraverso le sue forchette di attivare status negativi qualora una delle sue armi ci permetta di farlo. Megafono è molto utile per la nostra cara Quina. Per ora abilità up non ci serve, quindi attiviamo Siero. Ecco, ci sono cose situazionali, abilità up ci permette di apprendere le abilità più velocemente, non è necessario averla sempre attiva. Allora, ragazzi, il nostro prossimo step è andare a Burmesia, ma prima di raggiungere la parte finale di questa avventura, qui c'è una porta. Porta nord? Beh, ovviamente ha anche un'uscita o un'entrata, a seconda dei casi. Andiamo là. Eccoci qui. Porta nord. E mentre, diciamo, facciamo un bel raid a questa zona per ottenere gli oggetti che ha nascosti, voglio introdurre un discorso, dopo questi dialoghi, molto, molto importante per chiudere il primo CD e quindi avere i vostri pareri finali su questo inizio di avventura. L'odore di bruciato e di sangue sospinti dal vento parlano da sé. Coloro che hanno combattuto una guerra così importante si trovano oltre questa porta. Ma che puzza! Meglio andare vicino ai fiori, che sto profumati! Bisognerebbe imparare da Quina l'amore per la natura. Guarda, è meglio non prenderla sul serio quella. È capace di mangiarseli, i fiori. In ogni caso, persone sincere come lei sono rare. Io... Sabaku, Jidan, sti fiori sono profumatissimi! Eh? Jidan non comprende la sofferenza di Freya, qualcosa la abbatte, qualcosa la affligge. Ed è bellissimo come un dialogo opzionale come questo ci permette di approfondire il suo personaggio. L'invidio proprio. Non posso star qui! Muoviamoci! Burmesia a due passi ormai!
Allora, ecco, abbiamo avuto modo ora con questo dialogo, tra l'altro, di sentir parlare Quina. E sappiate che ho fatto un po' di controllo nei confronti di quello che è Final Fantasy IX in originale. E credo che Final Fantasy IX. Una mega pozione! Che ne abbiamo finite all'altopiano Popos. Wow, che gioia! Adesso ne abbiamo quanta? Tre! Grande! Scusate l'idiozia, ma il discorso che volevo farvi è molto serio. È molto importante. Perché nel mentre possiamo, come è raro possibile fare, possiamo osservare Gidan così da vicino. Ecco, credo che Final Fantasy IX sia l'unico Final Fantasy e uno dei pochissimi, non ne conosco altri a questo livello, videogiochi, i quali hanno avuto la fortuna, la sfacciata, vista la competenza e l'estro artistico delle persone che ci hanno lavorato con una reale, forte passione. Ha avuto questa fortuna di avere il destino, scusate, metto il trucchetto perché così possiamo parlare senza incontri casuali, mentre guardiamo la mappa di gioco, che è una cosa preziosissima. Ecco, effettivamente ha avuto il destino dei Simpson in Italia. Noi ci avviciniamo a Burmesia e comincia a piovere, questa cosa è meravigliosa. Ma i Simpson in Italia sono stati riconosciuti come una versione localizzata e doppiata in maniera egregia, quasi unica, e in qualche modo elogiata per il suo risultato di dare una personalità che in originale a volte manca. Ecco, Final Fantasy IX, il modo in cui c'è stato lo studio per dare dei dialetti, queste modifiche agli accenti, anche scritti, perché non c'è un doppiaggio, dare questa personalizzazione, dare quest'anima a un titolo che in originale è molto diverso, effettivamente lo ha elevato, per noi perlomeno, in maniera unica. Ovviamente ci sarebbe da approfondire come è fatto in giapponese e lo feci in passato. Sappiate comunque che senza dedicare un episodio a questo, visto che siamo arrivati a un luogo molto importante e piuttosto tragico della storia, in cui chiuderemo il primo disco, ecco, esiste ovviamente nel giapponese una sorta di modifica del kanji e del modo di scrivere per dare una personalità più ignorante ai personaggi o alcuni caratteri. Ma quello fatto qui in Italia, con tutti questi dialetti utilizzati per dare personalità e in qualche modo anche una sorta di carattere a ciascun personaggio, è più unico che raro. C'è stata una ricerca dietro, una grande ricerca, che oggi spesso purtroppo manca, vista la localizzazione che vediamo anche nei recenti Final Fantasy, purtroppo. È questo il paese di Freya. Ragazzi, ignorate il discorso che ho fatto prima adesso, entrate nel mood. Ascoltate queste note, questa pioggia e anche soltanto questo background con quelle mele rovesciate dal barile che ti fanno già capire la situazione, tutt'altro che serena. Freya, che fai? Muoviti! Dopo 5 anni, la mia terra. Quante notti l'ho sognata? Non è passato giorno che non abbia immaginato il mio ritorno. E ora sono qui. Sono cambiata molto da allora. È giunto il momento di mettere alla prova la mia forza di draghiera. Puoi contare anche su di me. E su di me! Eppure su di me! Su, andiamo! Questo ovviamente il discorso precedente vale anche per il modo in cui Adalberto parla, la solennità del dialogo. È veramente studiato, è veramente ricercato, è prezioso, ragazzi. Chissà se riuscirò a salvare Burmesia. Ma ora non c'è tempo per pensare. Uno studio del genere poteva davvero funzionare quasi solamente in Final Fantasy IX, proprio per lo stile che ha. È veramente una rara perla, una preziosità che è giusto rimanga su questo capitolo, salvo eventi futuri sorprendenti, ma che non trovo affatto un difetto o uno svilimento. Anzi. In quest'area, ragazzi, in cui non voglio assolutamente correre, perché stiamo letteralmente camminando sui corpi, c'è un'altra Stellazio dietro questo carretto, Cancer. Abbiamo trovato la Stellazio del cancro, leggiamola e proseguiamo in questo luogo di morte e distruzione, purtroppo attaccato in maniera terribile e spietata. Cancro partì per giungere al promontorio dove si trovava Vergine, prima del tramonto. Storie degli Stellazio. Inoltre, cerchiamo un incontro casuale. C'è una magia blu da prendere, ragazzi. L'ultima di questo disco. Eccoci qua. Proprio quello che ci serviva. Loro sembrano quelli che si trovano nel mondo di gioco, ma non lo sono. Sono le versioni maghe, vedete, ragazzi?
hanno una staffa fra le mani. Ok, potremmo prendere persino Blizzara, ovviamente. Ma ora che abbiamo il manganello, tra l'altro unico nell'estetica come tutte le armi, che è una cosa fantastica, forse siamo un po' troppo forti. Facciamo finta di giocare a Pokémon e utilizziamo Thunder sull'acqua. Via! È proprio questo quello che stiamo per cercare di ottenere. Magi Martello è un'arma molto potente contro alcune creature, perché rimuove gli MP, ma non gli HP. Silenzio quando non funziona, ha questo ottimo backup strategico. Vai, Quina, magnatelo! Vivi, che ne pensi? Vuoi dimostrare la tua forza? Assimila! Oh, no! Volevo... Oh, non avevo mai mostrato Assimila in questa serie. Se lo meritano. Lo farò, lo farò! Vai, Gidan! In puro stile Final Fantasy! Così si fa! Dovrei commuovermi per questa musica deprimente, triste e sofferente, ma... è tosta. Hai da una parte la passione per il gameplay e questo titolo meraviglioso, per l'estetica, per i suoni, e dall'altra questo momento triste e raccapricciante. Assimila. Vai, Vivi, ci sei quasi. Ehi, la mia mega pozione! È preziosissima! Autopozione, tra l'altro, vedete? E ora, un Blizzara caricato! Vai! Magic Wise! Ma no! Ma non pensavo che fossimo così forti! Cut! Finalmente! Nuova animazione, ovviamente. Mamma mia, che meraviglia! Boom! 3000... 45. Ora, visto che non abbiamo mai avuto modo di discuterne, credo vi entrerà molto nel cuore il fatto che avere Vivi nel party non è mai una cattiva idea. Direi che è uno dei pochi must di Final Fantasy IX. Ci siamo fatti un'idea? Perfetto, andiamo avanti. Sapete che mi si appesantisce il cuore davvero? Cercherò di essere meno chiacchierone in questo episodio, ok? Bubu. Settete. Tana per Gidan. Maledetti. Kill. Oh, prima o poi avremo anche Reflect, maledetti maghi. E Reflect in Final Fantasy IX ha una delle più belle chicche dei Final Fantasy. Ma shh, non è ancora il momento. Tempo al tempo, ragazzi. Maledetti. La Shogun è arrabbiata. Preparati ad una bastonata. Beatrix, andiamo. Esploriamo, ragazzi. Guardate che meraviglia. È possibile vivere la cultura di Burmesia. È fantastico. Oh! Mi chiedo se... per completezza e per aver aperto giustamente tutti gli scrigni, penso proprio di non lasciarlo chiuso questo. Ah, questa è la sensazione del vero completismo. Ok, andiamo. Guardate. Che meraviglia. Vedete lo scrigno sopra? E quello là a destra? Ecco. Ora ci arriviamo. Usciamo. E ora possiamo andare alle scale che avrete visto sicuramente là a destra. Hanno gli occhi chiusi, avete visto? Questo è un dettaglio che di solito è persino raro trovare nei giochi moderni. Anche in Final Fantasy IX capita che alcuni corpi a terra abbiano gli occhi animati. Loro no. Loro sono davvero morti.
lo sono anche quelli con gli occhi animati, ma qui è pesante, è veramente pesante, ragazzi. Si sta male, sapete? Lo percepisco in maniera molto profonda, questo mondo, questa città, questo attacco. E questo? Un ago dorato. Mentre questo altro scrigno è un Mimic. Si può assolutamente evitare, però era preziosissimo per me attaccarlo. È troppo importante vederlo. Guardatelo, che meraviglia! È bellissimo. SOS. Fantastico. Oh, questi sono i classici momenti in cui sarebbe bellissimo avere una bella evocazione. Divora. Guardatelo. Clom. Che perla. Che meraviglia vedere tutti questi affari, queste monetine a risoluzione altissima. Ti ha rubato etere. Vai, vivi. Alla fine del primo CD stai sfruttando la tua abilità assimile e sono felicissimo. Poison. Non facciamo scappare il Wise magico, eh? Hai presente Siero? Esatto. Accumula potere magico. Ah, è scappato, maledizione. Non avrei dovuto leggere la descrizione, anche se sarebbe scappato comunque. Beccati questo. Vivi alla riscossa. Stiamo parlando di un bambino che lancia palle di fuoco, effettivamente. Nulla di sottile, anzi. Usciamo al balcone. Ed eccoci qui. A un'altra area che rappresenta tantissimo Burmesia. Vedete? Siamo al piano superiore. Qui bisogna stare particolarmente attenti. Moonboot. Li abbiamo potuti prendere, e sarebbero stati i primi non avessimo cercato le ciocografie, solo perché abbiamo camminato. Quindi mi raccomando, ragazzi, se si corre, opla, crolla tutto. Però abbiamo fatto sì di creare un ponte là sotto, quindi torniamo indietro. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Che lo dico a fare, ragazzi? Che lo dico a fare? Eccoci qui. Meno due, quindi! Yeah! Pronti. D'altronde, la porta che abbiamo ignorato, meravigliosamente decorata, ricordava un po' quelle della grotta di Gizamalok, giusto? Cioè, io non vorrei dire, ma questa, sapete, classica spesso ipocrisia di alcune storie e videogiochi, perché in quanto medium giovane, anche se non più tanto, stanno attenti, eccetera, beh, questa è una coppia comunque. Uccisa in casa loro. Esci sul balcone? E sappiamo anche probabilmente chi sono stati ad ucciderli. Ovviamente è possibile che Son e Zon stessero giocando in un luogo di combattimento già avvenuto. È molto probabile che sia così, però... Ti prego... Prendi la campana vicino al letto e vai al palazzo, dal re. Allora. Ops. In questa stanza troveremo la campana e un etere, ragazzi. Eccolo. E poi, sotto il letto. Campana reale. È arrivato il momento... di andare, ragazzi. Apriamo quella porta. Raggiungiamo il centro di Burmesia. Facciamolo. Andiamo. Gidan, salite queste scale.
Saremo nel palazzo reale. Fin qui abbiamo trovato solo devastazione e morte. Ho paura se penso a ciò che ci aspetta. Non puoi mollare proprio ora. Dobbiamo scoprire cosa è successo. E io voglio sapere chi sono quei brutti vestiti come me. Sentito, persino il piccolo Vivi vuole scoprire la verità. Non avere paura. Andiamo tutti insieme. Vivi, ma tu non hai paura. Quello che vedrai più avanti potrebbe sconvolgere la tua esistenza. Non ti importa. Forse, ma io... voglio sapere. Chi sono? Forse io non sono nemmeno un essere umano. Buongiorno! Scusa, scusate. Vivi. Ma che stai a dire? A me mi pare un ragazzino vero! Arriva qualcuno! Siete riusciti ad arrivare fino qui? Anche voi siete con i maghi neri? No, noi non c'entriamo. Ah no? È quello dietro di te? Io non sono come loro, non sono cattivo. Figurati, è la verità. Oh, signorina Freya. Salve, Dan. Dove eravate finita? Erano anni che non avevamo vostre notizie. Ma adesso non c'è tempo per i convenevoli. I maghi neri ci stanno alle costole. Anche voi dovete fuggire da qui al più presto. Una famiglia. Avete visto che gli occhi di Freya sembrano tristi? Io non penso che siano stati mai animati, ma qui sembrano veramente con le sopracciglia inarcate per tristezza. Non venite. Prima dobbiamo andare dal re. Dal re? E dov'è? Io non l'ho visto. Ora come ora, per me, la famiglia viene prima del re. Pensate a salvarvi. Sono tornata solo per il re e la mia terra. Ho deciso. Andiamo al palazzo. Andiamo, ragazzi. Wow. Corpi. E pioggia. E morte. E Uematsu. Tra l'altro... arene diverse in base a dove ci si trova, ragazzi, non vorrei dire. Fantastico. Forza, alzati! Non ci riesco. Salvati, almeno tu. Non posso lasciarti. Hai dimenticato la promessa che ci siamo fatti a Gizamaluk? Come posso dimenticare? Ma ora devi mettere in salvo la vita del piccolo che porti in grembo. Prometti che gli farai avere una vita rispettosa. Garl! Dovete scappare subito da qui! Rifugiatevi a Lindblum! Il Granduca Sid vi proteggerà! Ma i maghi neri l'hanno ferito! Non riesce a muoversi! Come faremo a raggiungere Lindblum? Attenti! Porca miseria. Per un pelo. Grazie. Ti devo la vita. Più o meno. Aiutami ad alzarmi. Non ce la faccio da solo. Certo, amico. Grazie. Vieni a vedere mio figlio quando sarà nato. E ricordatevi, e questa è una cosa anche di gameplay, sappiate che non è soltanto una mia esposizione. Se non fossimo entrati, non li avremmo salvati. Mi raccomando. Senz'altro. Vedete? Ora rientrando qua, è crollata. Fantastico. Bellissimo, andiamo, andiamo, andiamo. Superiamo il balcone qui e entriamo a sinistra. L'altro è un vicolo cieco. Oh oh! Loot! Tenda. Coda fenice. E laggiù, se l'avete visto con la coda dell'occhio, quello è un mimic. Non si lascia certo solo. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Andiamo. Siamo nella zona... ecco, questa è la zona che più si ricorda di solito in Final Fantasy IX nel primo CD. La fontana di Burmesia. Ehi, Gidan! Dispettoso.
Entriamo. Qui. Dentro questo edificio. Esatto. Abbiamo un tesoro prezioso, tra l'altro renderizzato. Forse qui c'è qualche arma che può esserci utile. E questa lancia? Però, è leggerissima. Questa la prendo io. Ti sarà utile contro quegli spietati maghi neri. Oh, poverino, vivi. Non ce l'ho con te. Lo so. Oh, che tesoro. No, Dio, che dolcezza. Quanto sta male. Cioè, dice, non fate caso a me perché comunque lui soffre quando sente queste cose. Mamma mia. Allora, come nel classico fantasy, il mithril è leggerissimo. Ali del vento. Una nuova abilità per Freya. Che imparerà. Molto presto. Anche se, ricordiamoci un dettaglio del gameplay. Avendo equipaggiato l'arma, può già usarla, eh. Oh, oh. Kupo. Che vuoi, Kupo? Mogu Shop. Ma prima, Mogunet e Atra. Grazie per la lettera di Mokku, Kupo. Ciao, Atra. Pare che Stiltskin sia qui in giro. Dico pare, perché io ancora non l'ho incontrato, Kupo. Che tipo di Moguri è? Dicono che ha una mappa del mondo e anche tantissimi oggetti. Ne sai qualcosa? Ciao da Mokku. Neanch'io ho mai visto questo Stiltskin, Kupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di Kupo. Occhio, ragazzi, che ora vi dico una cosa seria a riguardo. Devo chiederti un favore, Kupo. Consegneresti una lettera a Moana? Certo. Grazie, Kupo. E come sempre siamo impegnatissimi. Niente lettere, Kupo? Mogu Shop. Ah, guardate un po'. Niente male, eh. Questo sarebbe stato un upgrade che abbiamo ottenuto molto tempo fa. Vi ricordate da chi l'abbiamo rubato? Dal bellissimo Zakmal. Pensate un po' a quanto anticipo. Idrobracciale, guanti di mithril, che non potevo comprarli perché ne abbiamo 99. Cappello Jolly, che in realtà, nah, non ci serve. Barbuta, questo è interessante. Ne prendiamo uno, perché comunque per Steiner potremo acquisirne un altro molto presto. E poi, in realtà... Ah, che male fa, non si sa mai. E poi, Code di Fenice, che ne abbiamo 36. A dire il vero, non vedo proprio il motivo di non comprarne il cap possibile, visto che ci siamo arricchiti farmando. Per il resto, ci accontentiamo. Niente, grazie. Allora, equipaggiamo Freya con la barbuta. E via. La figata è che qui dietro, vedete questo scrigno? Già, stavolta non è background. Ramo di lampi. E tra l'altro, aprire questo ramo è un trigger che mostra apparire Stiltskin. È un segreto vero e proprio questo, ragazzi. E tra l'altro apre la quest di Stiltskin, che altrimenti sarebbe non completa. È fantastico il fatto di avere a che fare con questa chicca, perché il ramo di lampi effettivamente vi fa già capire cosa ci permetterà di imparare. Adesso ne parliamo. Bellissimo questo scrigno nascosto. Ah, oh, sei arrivato prima di me. Già che ci sei, perché non ti compri qualcosa? Oh, bellissimo. Ti vendo un set di 3 oggetti per 333 guil. In altre parole, è una forma di scambio ed è una buona azione che vi invito al 100% a fare. Fa parte della Perfect Run, ragazzi. Lo compro. Grazie, Stiltskin. Con questi posso viaggiare ancora per un po'. Molto simile, volendo immaginare il suo funzionamento, a quello che poteva essere la regina delle carte in passato. Con questa pioggia sono tutto fradicio. Tu hai qualcosa da dire? No, immagino. Ah, parlerete. Lo hai conosciuto soltanto adesso. Allora, vi ricordate che abbiamo fatto apprendere a Vivi Blizzara? Finalmente possiamo far sì di imparare Poison e Tundara senza perdere la nostra magia molto potente del ghiaccio. Abilità. Usa. Guardate, vi faccio vedere una cosa che potrebbe essere importante per gli appassionati, perché Bio fa danni non elementali e status veleno. Invece questo provoca status veleno a uno o tutti gli alleati o nemici. Questo è importante perché non fa danni da veleno, non è un elemento, fa danni non elementali. Questa è una cosa preziosissima. Avere Bio trasforma Vivi già ora in una macchina da guerra. Ok, siamo pronti, ragazzi. Siamo davvero pronti. Ma pronti, sì, a scoprire dove ci porterà il finale di questo primo disco, ma anche e soprattutto a tornare indietro, ragazzi, perché questi semi di Kupo sono
stati ottenuti ora, e vi assicuro che conviene, salvo perdere qualcosa in futuro, andarli a consegnare subito. È la classica cosa frustrante del dover tornare indietro dinanzi al rischio di 14 miliardi, paperiliardi di incontri casuali, però effettivamente se vogliamo fare il completismo, se vogliamo usare, se vogliamo vivere la perfect run, ed sapete benissimo cos'è lo spirito dell'esperto, seguitemi. Andiamo a consegnare questi semi di cupo al buon goloso Moguri della grotta Ghizamaluk. Eccoci! Hai altri semi di cupo? Me li dai? Grazie, cupo! Ti do questo in cambio, cupo tenda. Ok. Voglio altri semi di cupo! Ah, questo caro nostro Mogut, dona oggetti casuali quando tiene i semi, ma faremo sì di consegnarglieli sempre, ogni qualvolta sia possibile farlo. Tornando seri. Questo è Palazzo Reale, ragazzi. Questa è la fine del primo CD. Andiamo. Stiamo a vedere realtà e personaggi, alcuni nuovi, altri che avevamo lasciato in sospeso da un po'. Hanno colpito anche qua. Freya, temo che ormai il re sia morto. Nah, lui è preoccupato per Daga. Ma Gidan non è uno sciocco, ha empatia. Più o meno. Non so che dire, ma credo di capire quello che provi. Lasciamola stare. Lasciamola da sola, Vivi. C'è qualcuno! Freya! E santo cielo! Credo che ci sia qualcuno dentro il palazzo. Presto, salite anche voi! Milady, e come facciamo? Non saltiamo mica come lei, noi! Proviamo di qua. Dai, Vivi, salta anche tu. Va bene. Oh, troppo alto. Senti, vai a cercare un'altra entrata. Io vado avanti intanto. Ve raggiungo pure io dopo. Sicuramente nel palazzo c'è sta un sacco di roba da magnà. Wow. Toh, chi si vede? Lo sapevo. Che ci fanno qui? Sono tornata a casa perché ho saputo che Bran voleva conquistare anche Burnesia. Quella a sinistra è Beatrix, la famosa shogun di Alexandria. Ah, è quella Beatrix. La spietata guerriera che non si commuove neanche davanti a un bimbo in lacrime. Finalmente la vedo. Sentite la melodia, ragazzi. Ma la sua temerarietà è nota ad Alexandria così come in tutto il continente. Non vuoi proprio portarmi con te, Flatrey? Sei sicuro? Cerca di capirmi, Freya. Altri regni cercano di prendere con la forza la pacifica Burnesia. Non so fino a quando questa mia lancia potrà proteggerla. Perciò voglio allenarmi combattendo contro i valorosi guerrieri sparsi per il mondo. Comunque molto fit il nostro Flatrey, Porca miseria, altro che topo. Ma io non posso vivere senza di te. Sono sicuro che ce la farai. Devi avere fiducia in te stessa e nella tua vita. Un giorno tornerò a Burnesia. Devo credere alle tue parole. Certo. Ma Flatrey, perché non sei tornato? Ho sentito dire persino che ti hanno ucciso. Non ci ho potuto credere. Non ci ho voluto credere. Ci crederò solo se vedrò con i miei occhi il tuo corpo esanime. Per questo ho lasciato anche io Brumesia e ho cominciato a cercarti in giro per il mondo. Che ti prende, Freya? Niente. Pensavo una cosa. Non riesci a dimenticarlo. Chi è ora? Che pioggia meravigliosa. E senza dubbio per bagnare la nostra gloriosa vittoria. Cuja, grazie ai tuoi maghi neri, Burnesia ormai è ai miei piedi.
Manca all'appello solo il coraggioso re di Burmesia. Se non lo uccidiamo, questi topi puzzolenti ritorneranno all'attacco. Quali sono i piani, Shogun Beatrix? Ho ordinato a Son e Zon di cercarlo in tutto il regno. Permettetemi di unirmi alle loro ricerche. Inutile cercarlo. Perché? Non lo sai? I topi avvertono le calamità e scappano in massa. Si sono rifugiati nella città di sabbia. Sono letteralmente scappati con la coda fra le zampe. Re compreso. La città di sabbia. Cleira, vero? Vorrà dire che attaccheremo anche quella. Cleira. Se riusciremo ad entrare a dispetto della tempesta di sabbia, sarà semplice farli fuori tutti. La loro fine è ormai assicurata. Hai qualche consiglio, Kuja? Lasciate fare a me. Metterò in scena uno spettacolo magnifico. E tutto solo per voi, maestà. Ho solo un piacere da chiederti, Shogun. Invia a Cleira l'esercito che guidi. Quei topi di fogna faranno resistenza e i maghi neri da soli non credo ce la possano fare. Senti, senti. Maledizione. Ma chi è quell'uomo ripugnante? Non ne ho la più pallida idea. Piuttosto, stanno parlando dell'arcana città di Cleira. Sì, la città che ha rotto i ponti col resto del mondo da 100 anni. La gente di Burmesia si è rifugiata là pensando di essere al sicuro. È davvero così tranquilla, Cleira? La gente di Burmesia e quella di Cleira hanno lo stesso sangue nelle vene. Ma tempo fa, le due città hanno avuto un piccolo diverbio. La città, circondata dalla tempesta di sabbia, ora vive in pace, ma... Guarda, Freya, arriva qualcun altro. Ancora qui, è impazzito! Non vi permetterò di fare i vostri sporchi comodi qui. Osi sfidare me? Beatrix? Beatrix! Bel coraggio, complimenti. Tuttavia mi dispiace di non poter rifiutare questa sfida. Aspetta, Beatrix. Prenditela con noi. Tu, va a proteggere il re intanto. Mi dispiace, signorina Freya. Obbedisco. Neanche voi sapete chi avete davanti. Ho ucciso centinaia di uomini. Non sarete certo voi a fermarmi. La musica non cambia. Sotto Burmesia la pioggia cade. Lo scontro finale del primo CD comincia. Ed è brutto doverlo interrompere con la pausa, ma sappiate questo, di gameplay, questo scontro vi invito a ripeterlo nel caso non riusciate a rubare tutti gli oggetti della buona Shogun. Un personaggio meravigliosamente affascinante. Potente. Lei possiede la spada di Mithril. Ed è chiaramente, abbiamo ormai capito bene dalle nostre esperienze passate, non facile da rubare. Il combattimento ha un limite di tempo. Ecco perché vi ho detto che potreste doverlo ripetere. Mi raccomando, salvate prima. Fight e silenzio. Buona parte di queste strategie, ragazzi, sono per lo più scena. Questo scontro non si può vincere, ma noi abbiamo dalla nostra parte una mossa potentissima che è quasi impossibile tecnicamente normalmente avere a questa parte del disco, o del gioco potremmo dire, ossia vento bianco. Ricordiamoci sempre di utilizzarlo per curare il nostro gruppo. Da queste bombe di potere, che in questo caso non ha fatto tantissimo, ma che ha un suo perché. 1. Scamiciata è uno dei due oggetti preziosi da rubarle. Manca soltanto la spada. Andiamo. Mentre intanto, giustamente in preda all'ira, peccato soltanto sia casuale, il nostro Zidane va in trance. Tra l'altro, ha nuove abilità. Scoop Out provoca danni fisici a un nemico e Mega Break a tutti i nemici. Ma non dobbiamo danneggiarla. Dobbiamo rubarle l'arma.
questi casi una strategia estremamente utile, oltre a godere della visione di Queen che si protegge, è avere nelle opzioni la selezione del comando su memoria, così che tu possa soltanto dare l'ordine di muoversi, o meglio, dare il tasto conferma ai protagonisti, senza dover necessariamente ogni volta selezionare difesa o saltare i turni in un loop infinito. Molto fastidioso, molto ridondante. Qui si va. È una battaglia contro l'RNG. E noi non abbiamo rubato niente. Ragazzi, un 256esimo di chance di furto. Mocciosi che si atteggiano guerrieri. Ci lascia gli HP a 1 e ha vinto lei. No, ragazzi, mi fate solo ridere. Scusate, ho fatto il vocione da maschio. No, vabbè, era un 256esimo di chance. Ora, fermi tutti. Pua, miseri vermi. Devo assolutamente farvi un dialogo a riguardo. Non c'è bisogno che la rubiate, ok? In questo spirito dell'esperto io ho voluto insistere ed è stato meraviglioso ottenerla. Tra l'altro ci ho messo soltanto 4 tentativi. 4 tentativi sono veramente pochi, ragazzi. Un 256esimo di chance, che non può essere aumentato in alcun modo al primo CD. Quindi, mi raccomando, la Mithril Sword non è un oggetto che si può ottenere molto in là nel secondo disco. È praticamente dietro l'angolo, ok? Ed essendo dietro l'angolo, non sentitevi in colpa se non rubate l'oggetto. Miseri vermi. Neanche voi siete riusciti a placare il mio spirito bellicoso. Sei pronta, Beatrix? Dobbiamo prepararci per attaccare Clara. Agli ordini, maestà. Il problema non sono i topi, ma questo moccioso. Conosce Gidan. Questo è il primo CD, ragazzi. Questo è Final Fantasy IX.